salvataggio spettacolare di un turista che è avvenuto oggi nella tarda mattinata attorno alle 13 presso i Bagni Serena. Un uomo di sui 60-65 anni si è sentito male mentre faceva il bagno. Grazie a tutta la catena, ma in primo luogo ai bagnini appunto dei Bagni Serena, è stato immediatamente soccorso, poi è arrivato il 118 in ambulanza e lo ha immediatamente stabilizzato. Immediatamente ci è voluto un po' di tempo, nel frattempo è arrivato l'elicottero del SUEM che ha sorvolato più volte la zona perché non trovava un'area in sicurezza dove atterrare, e alla fine è atterrato dentro il parcheggio, diciamo l'area della colonia Turatti, dove il pilota è stato proprio visto scavalcare per poter andare, il personale dell'elicottero, per poter andare dove c'era l'emergenza. L'uomo è stato stabilizzato, il tutto sotto gli occhi di centinaia di turisti, e quando evidentemente i sanitari hanno deciso che era il momento giusto, l'hanno riportato sempre con l'ambulanza all'elicottero, che era sempre nell'area della colonia Turatti, dell'ex colonia Turatti, e quindi è ripartito velocemente per, presumiamo, l'angelo. Di solito tutte le sindrome di annegamento sono dirette in quella zona. Più tardi eventualmente avremo maggiori informazioni. Complimenti a tutta l'organizzazione. Vogliamo ricordare che è tutto un team che continuamente provano, testano e fanno le prove. Ricordiamoci che a volte la differenza di pochi secondi può essere questione di vita o di morte, e quindi un ottimo servizio che la nostra città, ripetiamo, che grazie a tutti, Bagnini, il personale del SUEM e anche quello degli elicotteri, che evidentemente dimostrano ancora una volta una grandissima professionalità. Ulteriori eventuali aggiornamenti in seguito. Ma c'è gente che era mosso, non volevano che andava dentro, solo che c'era gente che andava lo stesso, gente inconsapevole, che andava dentro lo stesso e faceva finta di niente, ed era già successo alla diga più avanti stamattina presto. Ma se fischiano torna indietro.